Ah, chi è che si laurea adesso? Mi laureo io, per l'ennesima volta. Chi è che si laurea adesso? Dani. Mima. Ciao caro. L'ordine di presentazione di questa seconda sessione sono Bersani, seguito Casini, da Conservo, Paschi, Garipoli e Santini. Invito i candidati a restare dentro 10 minuti per la presentazione, perché stiamo andando abbastanza lunghi. Sono sempre più importanti per il crescente interesse che abbiamo, che c'è per la relazione in ambiti come gestione del traffico, logistica e al momento ci sono solo prototipi, i più importanti sono il secondo, sviluppato all'Università di Reghe in Germania e Werner, sviluppato all'Università di Reghe. L'uso delle applicazioni però è ancora molto limitato. L'obiettivo della TIS è stato sperimentare l'utilizzo per l'analisi di dati reali di movimento. C'è stata quindi un'introduzione del modello dei dati del TMS secondo, l'uso di quest'ultimo a livello pratico e poi un'analisi dei dati dei casi di studio relativi alla mobilità di animali, con funzionalità più significative per l'interrogazione dei dati e un'analisi di prestazioni del sistema. Secondo, sono appena implementazione nel 2001, attualmente siamo alla versione 3.2.1 che è stata rilasciata nel dicembre 2011 ed è multipiattaforma, quindi gira sia su Windows, Mac che Linux. Le due componenti principali sono il kernel, che è il C++, che implementa specifici modelli di dati, è estensibile attraverso algebre e fornisce la funzionalità di query processing. Lo storage manager è Berkeley Linux. La grafica di user interface che è scritta in Java ed è disponibile attraverso viewers per nuovi tipi di dato. Il query language non si basa su SQL, quindi è un pochino più complicato rispetto allo standard SQL, e le query sono espresse come sequenze di operazioni. Inoltre, decidere come gestire l'efficienza della query è deciso dall'utente. Qua avevo sistemato l'esempio d'uso, non so vedere la parte. Questa è l'interfaccia di secondo, ho selezionato e visualizzato lo spostamento relativo a un animale, ci sono dei risultati di play stop per far partire l'animazione, si può anche aumentare la velocità. I due punti blu sono l'inizio e la fine dello spostamento, il punto rosso è il moving object. Quando si ferma l'animazione si può vedere l'istante di tempo e le coordinate, poi ci si può spostare anche con la barra manualmente, e questo è molto. Ora volevo illustrare anche il modello astratto dei dati. E nel modello astratto si definiscono tipi di dato e operazioni. I tipi di dato possono essere base come int, real, string, bool, e spaziali come point, region, e poi anche di tempo, quindi distance. Ma la cosa più fondamentale appunto è la definizione del costruttore tipo moving per la rappresentazione del movimento. Un oggetto moving alpha è rappresentato da una funzione che va da time ad alpha. L'oggetto di costruttore tipo moving può essere applicato su tipi di dato di base e spaziali, quindi ad esempio possiamo avere moving real, che è una funzione che va da time a real, moving point che va da time a point. Nel disegno ha rappresentato un moving point che è rappresentato come una linea continua che cresce nel tempo. Sono definite anche delle operazioni all'inizio su tipi di dato non temporali, quindi come predicati, operazioni semistiche, aggregazioni, distanze, direzione. Poi queste vengono estese per essere
adattati ai tipi temporali. Quindi ad esempio in size se ci restituisce un valore booleano, quando viene esteso ai tipi temporali restituirà un valore moving full. E poi sono state definite delle operazioni sul dominio temporale e spaziale. Il modello di concreto dei dati, ovvero la rappresentazione interna, è un pochino differente, nel senso che il moving object viene rappresentato sempre come una linea continua più crescente nel tempo, ma spezzata da segmenti. Questi segmenti vengono chiamati unit e sono utilizzati per rappresentare una porzione di un moving object. E sono composti da una coppia time interval valore. In questo caso vediamo il moving point, quindi con i vari segmenti che sono unit point, che hanno l'intervallo di tempo, e poi il segmento, appunto, il punto iniziale e il punto finale. L'insieme delle unit forma appunto il moving time. Caso di studio, abbiamo utilizzato un set di dati fornito dalla Fondazione Moonmark della provincia di Trento, che comprendeva dati sulle traiettorie di 26 caprioli rilevati in un anno e mezzo. Circa 1400 rilevazioni per animale e poi dati relativi al gruppo del coro. Sono state effettuate analisi elementari del livello di socialità degli animali e di solo frequentati. Le operazioni preliminari sono state l'import dei dati dal formato GIF Shape e poi la creazione dei moving points, uno per ogni animale. Qui volevo farvi vedere la variazione di velocità. Perché? Perché calcolare la variazione di velocità in Moving Object Database diventa un'operazione molto semplice, al contrario di quello che dello sforzo necessario che c'è all'interno di un database spaziale tradizionale. PID restituisce un valore Moving Real che viene rappresentato dalla funzione grafica. Poi sono state tirate fuori altre informazioni che fanno parte degli analisi elementari. Poi ci sono state una selezione in base alla distanza da un animale noto. In questo caso ho proiettato la query per far vedere un po' che il linguaggio comunque è più complicato rispetto a un SQL. C'è una parte iniziale in cui si seleziona la tabella e si proiettano gli attributi che servono per le operazioni successive. Poi c'è una fase di filter che equivale un po' alla UR del SQL. Una fase di extend in cui creo dei nuovi attributi come distante e la distanza, poi la proiezione finale con l'ordinamento, eccetera. Poi un'altra analisi di sintesi è la selezione di coppie e di animali in base alla distanza. Qui sono stati utilizzati due approcci. Il primo approccio utilizzava l'operatore fill join, che praticamente fa il prodotto cartesiano delle coppie con una filtro spaziale, quindi la distanza meno di 500 metri. Nel secondo approccio invece ho utilizzato una relazione modificata che conteneva tutti i dati degli animali, però non lavorando su tutte le traiettorie totali, ma solo sulle singole unit. In questo caso perché due approcci? Perché appunto, come detto prima, è l'utente che decide come eseguire in modo efficiente la query. In questo caso si può vedere che l'approccio 1 è più inefficiente rispetto al 2, pur restituendo gli stessi risultati. 2 minuti e 30 secondi, anche se appunto non sembra magari una distanza così elevata, però perché parliamo di 26 animali. Se io ho fatto una prova con dei set di dati all'interno di prova del sistema in cui lavoravo con 4.000 coppie di treni in metropolitana, il tempo era molto più elevato, il primo approccio era sui 22 minuti, il secondo verso gli 8, quindi comunque l'inefficienza si vedeva. L'approccio 2, vabbè, nel dettaglio c'è una creazione di un bounding box dell'oggetto spazio-temporale, quindi che non è altro che il minimum bounding rectangle del segmento. Poi c'è una creazione di un buffer di 250 metri che c'è sul lato del bounding box, in questo modo. Ovviamente si lavora su una coppia, quindi ho una coppia di unit. Poi viene effettuato il join spaziale. In questo caso in rosso sono rappresentate l'intersezione e poi si fa un filtering per eliminare prima le coppie simmetriche, poi il secondo set di filtering che viene chiamato refining per appunto verificare che la distanza sia minore di 500 metri e poi la correzione del risultato con la rimozione dei risultati, in questo caso appunto quella lì non interessa, quindi non viene presa in considerazione.
il risultato finale, ovvero erano 53 coppie di animali e questo è un po' il sistema. Infine, come abbiamo selezionato i poligoni che sono stati frequentati, abbiamo utilizzato un altro gioco spaziale chiamato Luxel, che può lavorare con due tabelle e poi applicando il prescritto in questo caso che un po' impatti da una determinata regione. Quella è la provincia di Trento, sono stati in blu, sono evidenziati i poligoni frequentati dagli animali, sul totale sono 200, su un totale di 3.000 e basta. E poi abbiamo visto che tipo di torta rappresentano, che comunque erano